Io scelgo Prince. Creech Power. Falco. Falcon. Lago volante. Flying Draco. Gepardo. Lion. Wildcrats, Animals Adventures. Un pipistrello nei brownie. A bat in the brownies. Sì, l'insetto moto sono il massimo per le nostre avventure. Sì, abbiamo volato accanto al falco pellegrino. E abbiamo visto quella tenera famiglia di procioni e tenuto il passo con un coyote. Sì, ma abbiamo perso la tortuga. Da che parte è a casa? Oh, ma è facile. Sì, non c'è problema. Da quella parte. Datemi un secondo per accedere alla mappa. Fico, che Jimmy sta preparando i suoi famosi brownie e io ho fame. Non sono l'unica ad essere affamata, anche le zanzare hanno fame. Ah sì, sono sempre puntuali. Non appena fa buio, queste piccole succhiasangue arrivano. Ok, ci sono. La tortuga è di là. Non è mai troppo presto. Torniamo a casa. Vai con l'insetto moto. Com'era? Tutto ok, Toki? Sì, credo di aver visto qualcosa di spaventoso, ma forse l'ho solo immaginato. Torniamo alla tortuga. Così va meglio. Ah, i brownies sono pronti. Ah. Jimmy, dove sono i brownies? Ciao ragazzi, i brownies sono pronti. Delicioso. Io voglio questo qui. Jimmy, i tuoi brownie sono il massimo. È la ricetta di mia nonna Jimina. Ehi, Martin, non ne vuoi uno? Oh oh, fermatemi al decimo. Yum. No! Ragazzi, masticate con la bocca chiusa. Ehi, fratello, c'è un pipistrello nel tuo brownie. Cosa? Forte! Un pipistrello grande come un boccone. E ti chiamerò proprio così, bocconcino. Cos'è? Un incubo? Hai in mano un piccolo mostro succhiasangue che potrebbe avere la rabbia. Ma che dici? Non è vero? Chi ti ha raccontato queste cose? L'ha detto mia nonna Jimina. Beh, Jimmy, forse tua nonna conosce parecchie ricette per fare i brownie, ma di certo non conosce bene i pipistrelli bruni. O altri tipi di pipistrello. Esistono 110 tipi di pipistrelli nel mondo. 720 specie di essi sono insettivori, cioè si nutrono di insetti e falene. Come il pipistrello comune che vola alto nei cieli e mangia milioni di falene ogni notte. Poi ci sono i pipistrelli della frutta. Vengono chiamati anche volpi volanti e mangiano frutta. Alcuni, come il pipistrello fantasma, mangiano rane, uccelli e altri pipistrelli. Solo uno si nutre di sangue, il pipistrello vampiro, ma è sangue di mucche e pecore. Sì, sono dei mammiferi e sono davvero innocui e molto utili. E con le ali. Ma tranquilli, credo che non attaccherà nessuno. Pipistrello! Pipistrello! Che luce di ago del muerte! Pipistrello! Pipistrello! Hai ragione, Jimmy. Il pipistrello attacca.
Solo che non stava attaccando te. Stava attaccando qualcos'altro. Qualcos'altro che meglio che attacchi. Dove? Chi? Che mi sono persa? Non capisco. Guardati le braccia, Jimmy. Cosa? Punture di zanzara. Zanzare? Zanzare? Ci stavi pungendo da giorni. Ora guardate Bocconcino che va all'attacco. Perciò quando il pipistrello mi volava intorno non intendeva succhiarmi il sangue. Cercava di catturare una zanzara che voleva succhiarti il sangue. Hai ragione, MK. I pipistrelli sono utili. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Questo piccolo pipistrello ha catturato 10 zanzare in un minuto. Significa che un piccolo pipistrello può catturare 600 zanzare in un'ora soltanto. Significa che in due ore 833 pipistrelli possono catturare 1 milione di zanzare. Ah, una bestiolina che rende il mondo meno pruriginoso. Addio, vecchio spray. Ciao, pipistrello. Questo mi piace. Ogni creatura così brava a cacciare le zanzare è mia amica. Oh, la bocconcino. Sai, sei proprio carino. Gli artigli posteriori sono come uncini, così può appendersi a testa in giù e riposare. Uncini come ganci, una proprietà geniale. Se ti è piaciuto, da un'occhiata a questo. L'ala del pipistrello è composta da lunghissime dita sottili con pelle allungabile nel mezzo, perciò le loro ali sono come delle grandi mani per volare. Ah, voglio creare una tuta di trasformazione da pipistrello. Devo andare. Come mai sono così abili ad acchiappare le zanzare? E come fanno a catturarle al buio? Perché hanno un potere straordinario, l'ecolocalizzazione. Un muscolo, al centro dell'orecchio permette di fare un eco e poi rimbalzi in alto. Perché il segnale emesso dal pipistrello ha un tono che non è udibile dall'orecchio umano, ma con l'amplificatore animale... Fa un verso stridulo e acuto. Sì, circa 20 versi al secondo. Il suono viaggia in onde nell'aria. Quando colpisce una zanzara, si crea una piccola onda di ritorno che arriva alle grandi orecchie del pipistrello. Ecco perché le hanno così grandi.